Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo video direttamente da Rullo di Tamburi, Los Angeles, in California ragazzi. E questa era la meta segreta, ma se mi seguite su Instagram e su TikTok già sapete tutto. Sono arrivata ieri dopo 13 ore di volo e sono ancora parecchio rimbambita dal fuso orario perché teoricamente, allora, per me qui è l'una, quindi quasi ora di pranzo, quasi l'una, mentre in Italia sono quasi le 10 di sera, quindi ci metto sempre un pochino a riprendermi dal fuso orario. Sono qui per sponsorizzare due strutture, due hotel diversi. I primi 2 giorni sono qui al Kimpton Wilshire Hotel. Ragazzi, mi hanno dato la stanza più grande che hanno e la penthouse ha uno spazio esterno, veramente una terrazza gigantesca e bellissima, quindi vi faccio appunto come da titolo, questo è il room tour della prima delle due stanze d'hotel a LA. Qui c'è la piscina dove ho appena fatto colazione, la vista è meravigliosa, ragazzi, è stupendo, fa caldissimo. Lì, se lo vedete, c'è l'Hollywood Sign, magari zoom un po', ve lo faccio vedere meglio. E quello lì, spero riusciate a vederlo in videocamera. La piscina è alle mie spalle e qui davanti c'è subito l'entrata della penthouse. Dobbiamo solo scendere questi gradini, appunto, dalla piscina. Arriviamo subito alla mia stanza perché l'ultimo piano è praticamente solo dedicato alla penthouse. Ho tra l'altro anche un ascensore privato che porta qui. Eccolo qui, c'è la targhetta con, vabbè, il campanello, la videocamera. E benvenuti nella mia stanza a Los Angeles, ragazzi. Qui, come potete vedere, la terrazza è gigantesca. Wow. Da questa parte appena entrati, appunto, la porta è alle nostre spalle. Da questa parte appena entrati, c'è appunto questa specie di piccolo giardinetto con gli alberelli. Molto molto belli, se non sbaglio queste sono proprio camelie, tra l'altro. E tantissimo verde, una mini palma, adoro, Los Angeles ci sono tantissime palme ovunque. E qui c'è subito questo tavolo addirittura da 8 persone, gigantesco. E poi proseguiamo, appunto, qui c'è la porta d'entrata, qui c'è un ombrellone. E se proseguiamo, queste sono invece delle stufette, perché la sera può fare un pochino fresco, di giorno fa caldissimo, ma la sera può fare un pochino fresco, quindi volendo ci sono le stufette. Devo farvi assolutamente vedere una cosa lassù, ragazzi. Cartellone pubblicitario gigantesco con Kate Winslet che mi guarda nella stanza. Kate Winslet, per favore, un po' di privacy. Comunque, sì, appunto, qui allora ci sono. C'è un'altra sitting area, in realtà ce ne sono diverse, cioè qui ce n'è una e poi ho visto una zanzara, scusatemi, e mi sono resa conto di non aver portato l'antizanzare. E qui c'è un'altra sitting area con due poltroncine molto carine. E poi dall'altra parte un'altra sitting area con tipo una zona appunto dove sedersi con un divanetto e altre poltroncine. È molto figo perché posso anche ordinare la colazione, il pranzo, il brunch, qualsiasi cosa direttamente dalla stanza utilizzando il QR code. Vi faccio vedere un po' la vista su Los Angeles da questo lato. Sono le macchine, aiuto, io che soffro di vertigini, proprio evitiamo. E qui c'è un grattacielo e dall'altra parte ancora strada e grattacieli. E questa è tutta la terrazza da quest'altra prospettiva, con appunto l'entrata da quella parte e l'altro tavolino lì. Proseguiamo ancora dritti e da quest'altra parte c'è ancora un po', ci sono ancora un po' di piante e qui entriamo nella stanza vera e propria che sta appunto qua. Questa è la porta d'entrata e anche qui c'è scritto penthouse. Quindi entriamo e vi faccio vedere la stanza vera e propria.
appena entrati, a parte che qui è una figata perché c'è questo tablet qui dove posso mettere musica o utilizzarlo anche proprio come tablet con internet, una figata. Qui c'è, diciamo, un po' una zona giorno, quindi c'è il salottino con la cucina e il lavello e molto carino, devo dire. Questa è un po' la mia working station, diciamo, qui è dove edito i video, edito i reel, i TikTok, eccetera. E per questo lì c'è il mio computer, qui ci sono altre due poltroncine, appunto vicino al divano, vicino a questo tavolino in marmo che è stupendo. E da quella parte invece c'è appunto la zona, diciamo, cucina, perché c'è sia un mini bar, mi hanno lasciato anche questi succhi buonissimi, e poi qui abbiamo appunto il lavello, e qui ci sono altre, c'è un sacco di spazio veramente, e qui ci sono le bottiglie d'acqua rigorosamente italiana, tra l'altro ci sono un po' rimasta, come vabbè i bicchieri, alcune cosine mie. Qua su c'è un'altra pianta, devo dire è arredata molto molto bene questa stanza, e qui c'è, mi hanno dato una bottiglia di vino rosso che berrò insieme ai miei amici stasera che verranno a trovarmi qui nella penthouse. Quindi da un'altra prospettiva abbiamo il nostro divanetto con il tavolino e le poltroncine, e dall'altra parte quella è la porta d'entrata, e dall'altra parte, ragazzi, abbiamo un'altra zona, diciamo giorno, zona relax, con questo tipo sitting area, questa zona dove ci si può sedere con i vari cuscini. Ma la figata più grande, a parte questo pezzo di muro tutto in marmo, lo adoro, c'è la TV, ma la figata più grande che vorrei avere anche a casa, c'è questo caminetto che è finto, però io non me ne intendo, però è bellissimo da vedere e riscalda anche, onestamente. Infatti l'ho acceso solo per farvelo vedere, perché fa troppo caldo per tenerlo acceso, ed è molto semplice tra l'altro anche spegnerlo, perché qui c'è il ci sono tutti i comandi. E sì, questa è la zona giorno, veramente meravigliosa. Adoro la mia stanza. E adesso procediamo invece verso la zona notte, che è divisa dalla porta che io ho, insomma, tengo aperta, però si può naturalmente dividere i due ambienti volendo. E entriamo appunto nella zona notte. Qui c'è prima questo piccolo corridoio che è staccato dalla stanza e dal bagno, e qui c'è il lavandino con le luci, molto utile questo specchio per truccarmi, anche se preferisco truccarmi in realtà con la luce naturale, però è fantastico anche per fare le sopracciglia. E qui ci sono alcune mie cosine, fatemi sapere se volete che vi faccia vedere esattamente che cosa mi sono portata con me qui negli Stati Uniti per quanto riguarda beauty, skincare, makeup, eccetera. Vi farò il video, perché qui ci sono tutte le cosine beauty e makeup. E sì, insomma, questo è il lavandino. E qua sotto invece c'è tantissimo tantissimo spazio per mettere diverse cosine. Io sto qui soltanto 2 giorni e mezzo, diciamo, quindi non ho svuotato tutto quanto, però se uno si ferma più a lungo, naturalmente ha più senso riempire appunto tutti questi cassetti, e di spazio ce n'è tantissimo. Con il lavello alle mie spalle, appunto, siamo in questo piccolo corridoio, lì c'è la stanza e qui c'è il bagno. Entriamo, quindi vi faccio vedere, da questa parte c'è il WC, ci sono le mattonelle bianche molto sparkly, non so se si vede in videocamera, ma sono molto luccicanti. E poi qui davanti c'è naturalmente la zona doccia e vasca da bagno, perché ci sono entrambe le cose. C'è la doccia, che è fantastica, ragazzi, comunque gigantesca, amo. E poi più avanti, entriamo così vi faccio vedere, c'è la vasca da bagno, anche questa è fantastica, è gigantesca, non l'ho ancora utilizzata, ma è fantastica.
veramente qui ci sono alcune mie cosine. Queste sono le cosine invece che ho trovato già qui nella stanza d'hotel. Devo dire, hanno un sacco di prodotti in dotazione, ce n'è tantissimo di prodotto e sono ottimi. C'è sia lo shampoo che il balsamo. Apprezzo sempre tantissimo quando gli hotel hanno il balsamo, che pensano anche a noi che abbiamo i capelli lunghi. E c'è naturalmente anche il doccia schiuma al mandarino, ragazzi, ha un profumo buonissimo. Qui ci sono, vabbè, alcune cosine che ho portato io. Il muro è tutto fatto con queste mattonelle bianche lucide, molto belle devo dire, e qui c'è un ripiano, insomma, dove hanno messo gli asciugamani eccetera. È veramente gigantesca questa doccia, e tra l'altro si può utilizzare sia quello, non mi ricordo come si chiama, il sifone, non mi ricordo, della doccia, oppure si può utilizzare quest'altro, quindi sì, enorme, bellissima, adoro e devo assolutamente provare la vasca. Usciamo dal bagno lasciandolo alle nostre spalle, qui c'è sempre il lavandino, la zona beauty diciamo, e poi di là torniamo verso il soggiorno, e da questa parte invece c'è la stanza da letto. Non l'ho, cioè l'ho fatto io, per questo non è perfetto, perché non ho chiamato il room service, perché non aveva senso farmi cambiare gli asciugamani, che ne ho usato solo uno tipo una volta, e quindi sì, il letto l'ho fatto io. Ragazzi, devo dirvi una cosa su questo letto: comodissimo, il materasso comodissimo, i cuscini comodissimi, c'è le lenzuola, non so, ma ho dormito benissimo, e negli hotel faccio difficoltà a dormire, ma questo è stato un sogno veramente, temperatura perfetta, cioè fantastico. E qui appunto c'è il letto con i soffitti che sono anche abbastanza alti. Lì c'è la cabina armadio, che adesso vi faccio vedere, molto molto utile e bella. Eccola qui. Naturalmente non ci ho messo tantissime cose, perché appunto in questo hotel ci sono solo 2 giorni, quindi non avrebbe senso svuotare tutta la valigia, ma c'è il mio teddy coat. Amo, una cosa che metto subito quando arrivo in hotel sono gli accappatoi, quindi ne ho già utilizzato uno, molto molto comodi. E lì sì, insomma, ci sono le mie scarpe, niente di che. C'è la cassetta di sicurezza fantastica che uso sempre negli alberghi quando esco. Lì c'è addirittura uno di quei materassini per fare yoga, tra l'altro con il logo dell'hotel, che è questo, Kimpton. E sì, devo dire che come spazio ce n'è parecchio. Sono molto soddisfatta di questa cabina armadio. Mi piacerebbe svuotare tutto quanto, però poi rimettere tutto in valigia non avrebbe tanto senso. E altra figata che io amo trovare negli hotel è il ferro da stiro, perché anche se metti tutte le cose stirate in valigia, quando la riapri inevitabilmente ci sono le grinze, e quindi adoro che ci sia il ferro da stiro con l'asse da stiro subito sotto. C'è anche un ombrello, anche se qui raramente piove, quindi non mi servirà per fortuna. Con la cabina armadio alla mia destra, altra prospettiva per farvi vedere la stanza, di fronte al letto c'è naturalmente la televisione, che io non accendo, cioè quando viaggio non, proprio la TV non voglio neanche sapere che cosa sia, e manco a casa la guardo, ma proprio quando viaggio zero. E qui ci sono le mie valigie, e ho preso quella XXL per venire qui negli Stati Uniti ed è strapiena. Poi c'è il mio bagaglio a mano, dove metto tutte le cosine diciamo di valore, quindi qui ci sono le mie Chanel e il computer, perché non, da quando mi è successo, voi sapete cosa, non voglio mai più imbarcare oggetti di valore, li porto sempre solo con me nel bagaglio a mano. E sì ragazzi, questa è la stanza da letto, e qui ci sono alcune mie cosine. E oddio ragazzi, questa, io amo questa crema per il corpo, mi sono portata il mini size, ma ho già finito il full size di Diego Dalla Palma, ed è esfoliante 10% di acido glicolico, la uso anche per i piedi ragazzi, è fantastica, sui talloni c'è. È magica questa crema. E poi questa è la vista dalla stanza, ho aperto un po' la finestra per fare arieggiare, e questa è la vista sugli LA Hills, sui colli di Los Angeles. Bellissimo, bellissimo notare le palme,
Ah, quanto amo le palme. E quindi ragazzi, questo è quanto per il mio primo room tour di Los Angeles. Spero che vi sia piaciuto. Qualsiasi richiesta, domande, lasciatemi tutto nei commenti. Sapete che li leggo sempre tutti, tutti, tutti. Vi mando un bacio grandissimo dalla California, dritto, dritto, dritto a voi fino a dove vi trovate. Bacio grandissimo. Abbraccio, siete pronti per il nostro abbraccio? Venite qua che vi stringo forte forte. Vi aspetto prestissimo, probabilmente domani, con un nuovo video da Los Angeles, che penso sarà un vlog. Ciao!